prima o poi un monumento a Marco Sansovini a Pescara lo dovranno pur fare. L'attaccante, alla sua terza esperienza in biancazzurro, si è caricato sulle spalle, nel vero senso della parola, la squadra e con 5 gol in 3 partite ha portato a casa le 3 vittorie consecutive che hanno rilanciato, si spera in maniera definitiva questa volta, il Pescara nelle zone nobili della classifica. Ma quanta fatica ha dovuto fare la squadra di Baroni per avere la meglio del derelitto Crotone, una squadra che ha alzato da subito il ritmo della gara costringendo il Pescara a correre con qualche affanno. Tanto è vero che la prima parte della partita è incredibilmente tutta di marca rossoblù. Per la prima volta Baroni ripresenta lo stesso 11 della giornata di campionato precedente, un avvenimento unico nella stagione. Si diceva dell'inizio calabrese che porta qualche preoccupazione in casa pescarese, prima è Dezzi a provarci l'acrobazia da dentro l'area, subito dopo è la volta di Maiello dalla distanza, ma Fiorillo è bravo nell'alzare in angolo e subito dopo ci prova Torregrossa di testa, ancora fuori. Il Pescara ci mette 26 minuti per farsi vedere dalle parti di Cordaz e il primo a provarci è Politano che con un diagonale manda la palla di poco a lato. Il Crotone però non molla e subito dopo l'occasione migliore per segnare capita sui piedi di Matute che deve solo indirizzare la palla verso la porta ma incredibilmente non ci riesce. Alla mezz'ora ancora Politano, il più intraprendente dei pescaresi, migliora la mira ma trova Cordaz pronto alla deviazione in angolo. Il Pescara non molla la presa e subito dopo ancora Politano, sempre lui, va profondo nell'area rossoblù. Cordaz gli sbarra la strada ma la palla finisce sui piedi di Memusciai che calcia a botta sicura ma il tiro non arriva in porta perché viene respinto. L'ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Stojan che da buona posizione va al tiro, si immola Rossi che mette il corpo per deviare il tiro in angolo. Nella ripresa ci vuole un Pescara diverso e più arrembante, i prorromi ci sono immediatamente e dopo 5 minuti arriva il gol del vantaggio. Fallo solare di Ferrari su Bjarnason nel cuore dell'area del Crotone, rigore netto che Memusciai, scacciando i fantasmi di Latina, batte e trasforma portando in vantaggio i suoi. Subito dopo Bjarnason rimedia il primo giallo che sarà importante. L'illusione di un finale di serata tranquillo va a farsi benedire poco prima del quarto d'ora, quando Martella va via sulla sinistra, trova un tracciante per Ciano che in piena area pescarese deve calciare un rigore in movimento che batte Fiorillo e pareggia il conto. Sull'Adriatico Cornacchia incombono vecchi fantasmi scacciati via però al 34esimo dal sindaco Marco Sansovini che dà seguito alla fase dei gol d'autore con un sinistro a giro che manda la palla nell'angolino dove Cordaz proprio non può arrivare. Tutto fatto, ma che il Pescara non vuole lesinare emozioni e prima Bjarnason rimedia il secondo giallo e dunque il rosso lasciando i suoi in 10 e poi all'ultimo secondo di partita, vicini al 50esimo, Torregrossa trova il colpo di testa giusto ma sulla traiettoria trova anche Melchiorri che sulla linea ricaccia il pallone dalla porta e l'urlo ingola il rossoblù. Terza vittoria consecutiva dunque e sabato arriva il Vicenza, quasi uno scontro diretto di alta classifica, ma soprattutto il ritorno di Pasquale Marino all'Adriatico, roba grossa.